posti di blocco, battute nelle campagne, perquisizioni nei casolari, controlli da amici e parenti. Continua senza tregua la caccia a Francesco Olivieri, il 31enne accusato dell'omicidio di Giuseppina Mollese di 80 anni e Michele Valarioti di 63 e del ferimento di un'altra persona tra Nicotera e Limbadi. Le ricerche, condotte anche con l'ausilio di elicotteri, vanno avanti ininterrottamente da venerdì pomeriggio, ma dell'uomo ancora nessuna traccia, nonostante l'impegno di carabinieri che conducono le indagini e della polizia. Gli investigatori stanno anche cercando di capire se Olivieri possa contare sull'aiuto di qualcuno per sottrarsi alla cattura e se dunque qualcuno stia coprendo la sua fuga. Nel frattempo continuano senza sosta anche le indagini per cercare quantomeno di risalire al momento del gesto dell'uomo che prima è entrato in un bar a Limbadi sparando contro tre uomini che erano all'interno e poi si è spostato a Nicotera, dove ha ucciso Mollese e Valarioti. L'ipotesi che si fa strada nelle ultime ore è che Olivieri abbia agito per vendetta, ma per quali motivi resta ancora un mistero. Altre due persone sono state arrestate dalla polizia perché accusate di far parte del gruppo che il 4 dicembre del 2016 ha svaligiato il caveau di un'azienda di vigilanza di Catanzaro impossessandosi di 8 milioni di euro. Si tratta di Carmine Fratepietro, di 40 anni, di Andria, e Matteo Ladogana, di 46 anni, di Cerignola. In particolare gli investigatori, ritenendo che Ladogana avesse ancora una parte del provento della rapina, nell'ottobre del 2017 a Cerignola, in un'abitazione di una persona apparentemente estranea ad un contesto criminale, ma molto vicino alla dogana, hanno sequestrato 119.000 euro, tra cui una banconota da 100 euro con il timbro della Sicur Transport, la società di vigilanza rapinata. Ad incastrare invece Fratepietro alcuni colloqui con la moglie in cui ammetteva la sua partecipazione attiva al furto di Catanzaro. Come è accaduto per la A2 Autostrada del Mediterraneo, ANAS, società del gruppo FS Italiane, avvia il progetto di valorizzazione dei percorsi turistici e culturali anche lungo la strada statale 106 Ionica, la via della Magna Grecia, presentato nel corso della sesta tappa della Road Show Congiunzioni al Teatro Cilea di Reggio Calabria. Il processo di valorizzazione dei territori attraversati sarà sviluppato da ANAS a partire dal 2019, al completamento dello studio degli itinerari svolti in collaborazione con gli enti territoriali interessati tramite apposita cartolina stradale, sito dedicato, app per smartphone, campagne promozionali al fine di rendere facilmente programmabile il viaggio ed immediatamente fruibili i luoghi da visitare. Il 10 giugno si vota per le comunali. In Calabria da giorni tiene banco il caso San Luca. Le elezioni nel comune commissariato per mafia nel 2003 non si terranno perché per il terzo anno consecutivo non si è presentato nessun candidato. Sono ufficialmente due invece i candidati a sindaco per il comune di Locri. Si tratta del sindaco uscente Giovanni Calabrese con la lista Tutti per Locri, che ha chiamato nella sua squadra buona parte dell'attuale esecutivo, e Enzo Carabretta, medico ospedaliero, che concorre con la coalizione civica Scelgo Locri. C'è bisogno del vostro aiuto, anche dei parlamentari del centro-sinistra che è gradito, c'è bisogno dell'aiuto di tutti, ma c'è bisogno di un aiuto serio, un aiuto concreto, non interrogazioni parlamentari, ma c'è bisogno di un intervento serio nei ministeri per dare una soluzione a questo territorio, per dare un futuro ai tanti giovani che vogliono continuare a vivere nella Locride. Grazie. Tre invece le liste presentate a Castrolibero, comune del Cosentino. La prossima competizione elettorale vedrà la sfida tra il sindaco uscente Giovanni Greco con altri due aspiranti primi cittadini. Si tratta della 28enne Micaela Anselmo, a capo di una lista certificata dal Movimento 5 Stelle, e Francesco Calvelli, candidato a sindaco della lista civica Progetto Comune. Nessuna sorpresa infine per quanto riguarda Rinascita Civica, la cui lista ufficiosamente era già nota da tempo. Orlandino Greco è leader indiscusso di una lista che 5 anni fa si impose sugli avversari ottenendo il 51% dei voti, 3.403 preferenze, oltre 1.300 quelle conquistate da Orlandino Greco. Numeri che mostrano come il nome del consigliere regionale sia il vero ago della bilancia nella partita elettorale. Abbiamo avuto la garanzia che entro il 30 giugno, data di scadenza prevista dall'ultima legge di bilancio, sarà attuato il trasferimento dei lavoratori dei centri per l'impiego alla regione.
lo hanno riferito i segretari regionali di FP CGL Alessandra Baldari, di CISL FP Luciana Giordano e di UIL FPL Domenico Pafumi al termine dell'incontro con l'assessore regionale Angela Robbe sulla vertenza dei lavoratori dei centri per l'impiego che oggi hanno occupato una sala della regione per sollecitare il loro passaggio dalle province ai ruoli regionali. I dirigenti sindacali hanno parlato di un confronto produttivo e costruttivo con l'assessore Robbe e con il direttore generale del Dipartimento regionale Fortunato Varone, perché abbiamo registrato l'intenzione di risolvere la vertenza dei CP. Il primo atto ottenuto sarà la convocazione per la prossima settimana del tavolo tecnico con tutti i dipartimenti regionali coinvolti dalla vertenza. Dopo il tavolo tecnico, hanno aggiunto Baldari, Giordano e Pafumi, convocheremo un'altra assemblea dei lavoratori dei centri per l'impiego per stabilire cosa fare in base all'esito di questo tavolo tecnico. I lavoratori e i sindacati CGLFP, CISLFP e WILFPL infine hanno deciso di concludere l'occupazione alla regione, confermando comunque lo stato di agitazione per mantenere alta l'attenzione sulla vertenza del personale dei centri per l'impiego. Come è stabilito dalle leggi nazionali, i centri per l'impiego dal 1 luglio devono passare sotto l'ordinamento regionale. Ad oggi, nonostante i vari solleciti fatti dalle organizzazioni sindacali, nessuna risposta è arrivata dal Presidente Oliverio. Rispetto a questa scadenza purtroppo dobbiamo denunciare la completa inadempienza della Regione, che ad oggi non ha assunto nessun atto propedeutico per realizzare questo obiettivo. In modo particolare questi strumenti legislativi consentirebbero alla Regione di stabilizzare tutto il personale precario dei centri per l'impiego presente su Reggio Calabria e Crotone e anche completare l'orario di lavoro dei dipendenti a tempo determinato sempre di Reggio Calabria e di Catanzaro. Personale che è rimasto per 3 anni in un limbo di non appartenenza e che effettivamente è stato mortificato nella propria professionalità, oltre a subire quotidianamente, come dire, le aggressioni di un pubblico che ormai non può più servire come dovrebbe, stante il fatto che questo personale si è ridotto nel corso degli anni. Il ruolo dell'avvocato e del rilievo costituzionale della professione forense. Questo è il tema di un incontro svoltosi e organizzato dal Consiglio Distrettuale dell'Ordine degli Avvocati di Catanzaro. Sono intervenuti il Presidente dell'Ordine Distrettuale degli Avvocati, Avvocato Giuseppe Iannello, il Presidente del Consiglio Nazionale Forense, Avvocato Andrea Mascherin, la Consigliera Segretaria del Consiglio Nazionale Forense, Avvocato Rosa Maria Capria, ed il Componente del Consiglio, Avvocato Antonio Baffa. Evento valido ai fini della formazione professionale forense obbligatoria con riconoscimento di 6 crediti di cui 3 in materia obbligatoria di ordinamento professionale e deontologia. Ma io credo che la sfida dell'avvocatura sia duplice, una all'interno della società e una all'interno della giurisdizione, cioè del processo. La società, l'avvocatura ha il compito di conservare e recuperare un'idea solidale della stessa. Oggi si parla spesso troppo di società basata sul PIL, si enfatizza molto i principi dell'economia e si tende a trascurare spesso le garanzie fondamentali e i diritti soprattutto dei più deboli. Questo è il ruolo sociale dell'avvocatura. Nel processo, nella giurisdizione, l'avvocato anche deve garantire il rispetto dei diritti, recuperare il giusto ruolo del processo, che è garanzia, accertamento di quelli che sono i fatti e non strumento anche questo economico per far crescere il PIL in Italia. Per far questo è necessario che l'avvocatura e la magistratura siano entrambi forti all'interno della giurisdizione, quindi una magistratura autonoma e indipendente, come giustamente afferma la nostra Costituzione, ma è importante che la nostra Costituzione affermi anche l'autonomia e l'indipendenza in maniera espressa dell'avvocatura. Questo è uno degli obiettivi futuri nostri, cioè a far affermare in Costituzione il principio di autonomia e indipendenza della nostra professione nell'interesse del cliente, perché il cliente deve essere tranquillo di essere difeso da chi non è condizionabile. Presidente Iannello, il quadro dei valori costituzionali italiani ed europei manifesta la specialità della professione forense. Le evoluzioni non modificano la centralità di questa professione. Non c'è dubbio ed è un convegno fortemente voluto dal Consiglio Nazionale Forense che sta predisponendo un progetto per alcune modifiche o integrazioni alla Carta Costituzionale laddove si parla dell'avvocato. È l'unica professione che viene menzionata nella Costituzione, quindi questo la dice tutta.
però sarebbe opportuno, a distanza di tantissimi anni da quando è sorta, integrarla con alcuni accorgimenti per valorizzare ancora di più quella che è la nobile professione dell'avvocato. È fondamentale da parte della Giunta regionale la condivisione di un piano straordinario per il lavoro in Calabria. Se non ci sarà questa condivisione andremo avanti con la mobilitazione. Lo ha detto il segretario generale della CGIL Calabria, Angelo Sposato. Al confronto, ha detto Sposato, andremo con le proposte che hanno informato la piattaforma della manifestazione del 16 novembre scorso, quando abbiamo portato 6.000 persone nel piazzale della sede della Giunta regionale. Cercheremo di capire se c'è la volontà concreta da parte della Giunta non solo di ascoltare i sindacati, ma anche di concretizzare gli impegni presi. Si è riunita l'Assemblea regionale calabrese di Articolo 1, Movimento Democratico e Progressista a Lamezia, alla presenza del parlamentare Nico Stumpo e del parlamentare europeo Massimo Paolucci. Nel corso dei lavori, i dirigenti demoprogressisti si sono soffermati sulla necessità della strutturazione e l'organizzazione del movimento che ha dato vita alla lista Libere e Uguali alle elezioni del 4 marzo. È emersa con decisione la volontà, si legge in una nota, di aprirsi ancora di più alla società in un confronto costante con i giovani e le fasce disagiate per la costruzione di un soggetto politico che pone centrale il tema del lavoro, dell'ambiente e la lotta alle disuguaglianze. È stata presentata al Consiglio regionale della Calabria la proposta di legge di iniziativa popolare Taglio Privilegi. I portavoce del Movimento 5 Stelle alla Camera dei Deputati, Alessandro Melicchio, Riccardo Tucce, Federica Dieni, il consigliere comunale di Mirto Crosia, Davide Tavernise e i diversi attivisti hanno consegnato agli uffici preposti i moduli da Vidimare per poter poi iniziare la raccolta firme. Servono 5.000 firme da raccogliere in 6 mesi per tagliare circa 4 milioni di euro all'anno dai costi della politica regionale calabrese. In tutta Italia sarà un weekend intenso, quello dal 18 al 20 maggio, tutto concentrato sui musei, grazie alle numerose iniziative messe in campo da ICOM Italia, International Council of Museum, e il MIBACT, il Ministero dei Beni Culturali e Turismo. Anche a Cosenza le strutture museali, tutte riunite nel progetto Cosenza Cultura, avranno una serie di attività e un ricco programma che coinvolgerà il Museo dei Bretti e degli Enotri, il Box Museum, la Galleria Nazionale, il Museo del Fumetto, il Museo Diocesano, il Museo Consenze e Itinera di Villa Rendano e il Museo Multimediale. Oggi aderiamo alla campagna già del Ministero dei Beni Culturali, quindi c'è una rete di musei aperta anche di notte, ma soprattutto per la prima volta abbiamo una rete di tutti i musei cittadini, sia pubblici che privati, per offrire uno spettacolo unico. E con la compartecipazione dell'Amaco, che metterà a disposizione le navette per poter consentire un accesso privilegiato a questi musei, è anche una suddivisione di orari in maniera tale che effettivamente chi è interessato, e spero che siano tantissimi, possano fare un percorso che porti dalla sera a tutta la notte per 2 giorni per visitare tutte le bellezze di Cosenza. È anche una notte bianca della cultura, ma è anche e soprattutto far comprendere, e questa è la grande sfida, che il museo non è un qualcosa di statico che si va a vedere una volta ogni tanto, ma è qualcosa che noi dobbiamo riempire di contenuto perché possa far parte della vita di tutti i giorni. Il dato diffuso dalla Banca d'Italia evidenzia come i flussi migratori nel nostro paese nel corso degli ultimi anni abbiano influenzato positivamente la crescita economica. Da questa base dunque è chiaro come l'inclusione finanziaria possa svolgere in futuro un ruolo cruciale nella costruzione di una cittadinanza plurale, e la finanza etica può rafforzare la capacità delle organizzazioni che si occupano di accoglienza e integrazione delle persone migranti. Di questo e di molto altro si è discusso a Lamezia Terme nella sede della comunità Progetto Sud, e proprio Lamezia Terme è stata scelta insieme a Granada in Spagna come città simbolo della sfida dei flussi migratori in Europa.
Noi siamo convinti come Banca Etica che dobbiamo lavorare per ridurre le disuguaglianze, perché abbiamo un sistema economico che produce disuguaglianze all'interno dei paesi e a livello globale. Se non si lavora su questi temi, poi dopo le persone si spostano ovviamente, e chiediamo che però anche se si spostano siano una risorsa, perché si creano posti di lavoro, si crea economia, si pagano tutti i migranti che si integrano, finiscono per pagare le tasse, i contributi pensionistici anche per gli italiani, quindi in realtà il saldo della migrazione da un punto di vista puramente economico è un saldo positivo per gli italiani. Purtroppo la narrativa che abbiamo è differente. Abbiamo promosso tutta una serie di realtà territoriali, ma soprattutto abbiamo sostenuto e supportato non solo le organizzazioni del terzo settore, ma anche quelle piccole imprese sociali o quelle piccole attività che in qualche modo andavano verso lo sviluppo di questo territorio. Una particolare attenzione l'abbiamo anche data attraverso forme di microcredito che sono state fatte con diverse esperienze, sia con la Regione Calabria, sia col Comune di Lamezia Terme, sia con la Caritas. Durante questo periodo credo che Banca Etica ha potuto sostenere tutta una serie di progetti che altrimenti non sarebbero potuti sviluppare nella nostra realtà. Una realtà concreta di arte contemporanea, ispirata al passato ma fortemente proiettata al futuro, inaugurato il Museo MAE, acronimo di Museo Arte ed Etnografia, nato nell'area industriale del comune di Zumpano. La struttura ospita tre diverse aree che attraversano secoli di storia della Calabria in un connubio di arte contemporanea, etnografia e una sezione didattico multimediale dedicata ai ragazzi. Inoltre sarà un museo attivo, ogni anno e mezzo infatti cambierà soggetto ed esposizione. Ora la tematica è il grano, quindi voi troverete degli strumenti, pochi strumenti, gli strumenti che usavano i nostri antichi contadini per lavorare il grano, e troverete delle opere d'arte che hanno elaborato degli artisti moderni, sempre inerenti al grano, quindi alla terra, quindi al mondo contadino. Questo filo conduttore si troverà anche sopra, dove abbiamo allestito una zona didattico laboratoriale per i ragazzi. Ci saranno dei laboratori dove i bambini potranno interagire pure attraverso i tablet, perché appena si entra si dà un tablet ad ogni bambino, mettendo il tablet o il loro telefonino di fronte all'opera o di fronte allo strumento, esce fuori un'immagine oppure un video dove i ragazzini oppure anche noi adulti riusciamo a capire appunto come veniva usato quello strumento nell'antichità oppure cosa ci vuole dire l'artista appunto con quell'opera d'arte. Il Museo di Zumpano, frutto di un progetto finanziato dalla Regione, andrà ad arricchire la rete museale della Calabria e, oltre a diffondere la conoscenza del passato tra le giovani generazioni, contribuirà a rendere sempre più attrattiva la Calabria. È un'iniziativa che arricchisce la rete museale calabrese, che rende più attrattivo il territorio. Naturalmente queste realtà devono essere sempre di più in connessione tra di loro e soprattutto devono essere meta di una presenza dei giovani, in modo particolare delle scolaresche, che deve essere programmata, perché appunto noi abbiamo bisogno di fare vivere questi investimenti, di renderli fruibili attraverso una iniziativa attiva. In questo senso so che c'è un direttore che è stato nominato a questo museo, che sicuramente si preoccuperà di definire programmi perché le scolaresche di quest'area e della nostra regione possano essere coinvolte e trovare qui un punto di riferimento importante in questo museo, che è bellissimo ed è ricco appunto della nostra storia. È stata presentata nell'aula consigliare del comune di Girifalco la sesta edizione di Agone Festival Interregionale Teatro Scuola, che si terrà nelle Palatenda a partire dal prossimo 17 maggio e che andrà avanti per un'intera settimana. Alla conferenza stampa erano presenti il consigliere comunale Concetta Piccione, il direttore artistico di Agone Antonio Cristofaro, il presidente dell'Associazione Teatro Popolare Girifalcese Dorotea Licausi ed il vicepresidente della stessa associazione Antonio Marinaro. Le scuole che parteciperanno alla kermesse saranno in tutto 15, 9 calabresi, 5 siciliane e una pugliese, per un totale di circa 800 studenti, con un indotto complessivo previsto di 3.000 persone tra accompagnatori e genitori.
A giudicare gli spettacoli, oltre alla giuria popolare composta da studenti delle scuole di Girifalco, ci sarà una giuria di esperti che sarà presieduta dall'attrice crotonese Giusy Mellace. La kermesse culminerà con il gran galà di premiazione che si terrà sabato 26 maggio. L'intera manifestazione quest'anno sarà dedicata a Massimo Troisi, confermata la collaborazione con l'orafo crotonese Michele Affidato che realizzerà i trofei di premiazione. L'emozione è forte perché dicevamo prima con qualche amico che in un momento di sconforto dello scorso anno io ho avuto modo di dichiarare questo è l'ultimo, questo l'anno scorso. Eppure quest'anno ci ritroviamo a parlare ancora una volta per il sesto anno consecutivo di Agone Festival Teatro Scuola. Saranno poco meno di 800 gli studenti quest'anno che a turno dal 17 al 22 maggio calcheranno il palco di Agone Festival Teatro Scuola. Ogni giorno avremo tre spettacoli, due preserali 16 e 18 e uno serale alle 21. Finiremo il ciclo delle rappresentazioni il 22 di maggio e poi il 26 maggio alle ore 21 nella palatenda comunale di Girifalco, dove si realizzerà tutto il festival, ci sarà il gran gala di premiazione che quest'anno prevede, speriamo, ancora non abbiamo conferma, quindi non lo diciamo, ma speriamo di avere grandi nomi e ospiti illustri. L'Associazione Teatro Popolare Girifalcese, che è un'associazione ormai fortemente radicata nel territorio, produce cose belle. E noi come amministrazione siamo fieri e orgogliosi di sostenere tutti coloro i quali hanno voglia di creare opportunità che qualificano un intero territorio. In prima di tutto comunque il Comune di Girifalco per quanto ci riguarda. Il Teatro Popolare Girifalcese si impegna a manifestare questo tipo di espressioni e in particolar modo in questo periodo il Festival Teatro Scuola regala emozioni, quindi ci saranno appunto tante scuole e noi saremo ben felici di accogliere tutti quanti. Noi non facciamo solo come Associazione Teatro Popolare, non facciamo solo il festival, cerchiamo anche di fare qualche spettacolo, qualche commedia, insomma dalla commedia ad altri generi. Quest'anno una commedia che abbiamo pronta e quindi ne approfittiamo per inserirla nel calendario dell'Agone Festival, si chiama I casi sono due, è una commedia di Armando Curcio, riadattata da Peppino De Filippo nel 42, se non erro, è portato in tutta Italia con la sua compagnia, con la compagnia De Filippo appunto. Quindi vi invito anche a questo spettacolo alle 21 il 20 maggio. Sorridenti e disinvolti sono loro, i bambini ed i ragazzi, i protagonisti assoluti della sfilata Il Batuffolo in Passerella, l'iniziativa ideata da Laura Scerra che coniuga moda e spettacolo. L'undicesima edizione della manifestazione ha visto sul red carpet tanti modelli in erba sfilare i capi più alla moda del momento, ma oltre alle tendenze per l'estate 2018 c'è tanto altro. Ci sono la musica e la cultura che da anni accompagnano la kermesse offrendo al pubblico esibizioni che mettono in risalto il talento dei più piccoli e soprattutto c'è il gioco, dimensione naturale per il bambino che attraverso di esso impara a conoscere se stesso, gli altri ed il valore dell'esperienza di socializzazione. Io penso che ci sia un momento di aggregazione meraviglioso dove i ragazzi tendono a interagire tra di loro e si sviluppano anche delle forme di amicizia. I ragazzi vivono anche uno stato che riescono a vincere la timidezza, il che è fondamentale. Mentre un bambino cresce nella sua formazione, anche l'approccio con il pubblico è importantissimo. E quindi io stimolo questi ragazzi a dare sempre il meglio di sé. In un clima di gioia, la sfilata presentata dalla conduttrice Simona Palaia anche quest'anno ha regalato grandi emozioni, non solo ai più piccoli ma anche e soprattutto ai genitori che seguono i bimbi con orgoglio e soddisfazione. Non una semplice sfilata dunque, ma una sorta di laboratorio per famiglie dove il gioco della moda diventa una straordinaria esperienza educativa. La Vibonese, dopo un anno di sofferenze e di bocconi amari, può finalmente far esplodere la sua gioia. Ci sono voluti i calci di rigore per decretare la vincente del girone di Serie D 2017-2018 al Granillo di Reggio Calabria di fronte per il drammatico spareggio promozione. Vibonese e Troina, prime classificate a pari punti nella regular season. Partita inevitabilmente tesa con le due squadre che tentano di arrivare verso la porta avversaria ma che sono anche guardinghe per evitare buchi difensivi.
Alla fine dei 90 minuti il risultato resta inchiodato sullo 0-0 nonostante i tentativi di Chiavaro, Fricano e Vasquez da parte siciliana e di Allegretti, Bubas e Soue da parte calabrese. La squadra di Nevio Orlandi ci prova in tutti i modi, ma la tensione della gara cruciale ovviamente si fa sentire molto. Si va ai supplementari, ma neppure nei 30 minuti ulteriori le due squadre riescono a sbloccare il punteggio, giungendo quindi alla lotteria dei rigori e costringendo le rispettive tifoserie ad un'ulteriore immensa sofferenza fino al termine. La spunta alla fine la Vibonese per 5-3, decisivo un errore dal dischetto dei siciliani. È stata una grande stagione per la società rossoblù, una promozione meritata con una poderosa rimonta dopo le tante tribolazioni e sofferenze della fine del campionato scorso e dell'inizio di quest'anno. La Vibonese riesce nell'impresa di tornare dopo un solo anno in Serie C. L'intera Calabria gioisce assieme ai rossoblù. I complimenti alla società del presidente Caffo, del DG Beccaria, del DS Lo Schiavo e del tecnico Orlandi da parte delle redazioni del Giornale di Calabria, di RTC Telecalabria e di RTC Sport, sempre presenti durante il cammino stagionale della squadra rossoblù fino alla cavalcata coronata dalla meritata promozione in Serie C.